Ok, allora, stasera voglio andare in diretta, alle 9:30 sarò in diretta, in un modo o nell'altro sarò in diretta. Non ce la farò mai, non ce la farò mai! Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, siccome non c'ho un cacchio di video pronto, ho pensato di fare una diretta stasera, anche perché mi sono arrivati una valanga di pacchi, tra cui ce n'è uno molto interessante, ganzissimo veramente. Se non mi è arrivato completamente spicinato, lo vorrei aprire e farvelo vedere in diretta. Come vedete qua dietro ho dato una sistemata, un'imbiancata, perché qualcuno di voi mi aveva suggerito appunto di togliere tutto questo bandone che c'era qua sopra, faceva schifo veramente. Ora è tutto bianco, ma qui dietro ho idea, insomma, di metterci una cosa che poi vedrete in un video. Comunque, per fare la diretta stasera ho bisogno di un computer, perché qua dietro il computer non c'è più, e quindi ho pensato allo Xeon, questo qui, solo che devo ancora farlo funzionare, e quindi proviamo a vedere se va. Questa motherboard non funzionava un granché bene, devo dire la verità. Io spero che siano state le RAM che avevo messo qui, perché non erano adatte probabilmente. Essendo questo uno Xeon E5, le RAM che ci vanno sopra sono queste da 2133 MHz. Ora ce le metto e vediamo. Belle sono belle, però io non sono un gamer, quindi non me ne frega un c***o di come sono belle. A me mi interessa che funzionino, e visto che questo computer lavora in quad channel con tutti e quattro i banchi uguali, identici, dovrebbe essere una ganzata. Ah, un momento! No, ho sbagliato! Porca miseria! Due banchi vanno di qua e due banchi vanno di qua. 1 e 2, 1 e 2. Nel video in cui l'ho montato l'avevo messo così le RAM e non funzionava, quindi boh, speriamo bene. Col cappero che funziona. E no, niente, proprio no, niente, niente. Con le RAM montate nel modo giusto questo coso non parte. Ora, questo potrebbe essere un problema della CPU, perché la CPU è un engineering sample. E ora provo a togliere una RAM da qui e vediamo. E funziona. Gli rompe coglioni la RAM nel primo banco. Allora c'è qualcosa in quel banco lì che non funziona. Fai vedere un po', se c'è qualcosa che non va su questo slot di memoria. C'è qualcosa dentro di metallico. E potrebbe rompere coglioni, mi sembra c'è tipo della polvere metallica dentro. Ora qui non è davvero facile vedere questa cosa. Qua in fondo... Dio, bana, si muove! Oh, fermati! Allora, vedete sto cosino? Dio, fermati, sta telecamera di merda! Oh, allora, lo vedete sto cosino qui? Ecco, questo cosino non ci dovrebbe essere in teoria. Mi sembra un pezzo di metallo, ma ce ne sono anche altri, ma non si vedono bene così. Nello slot accanto invece sembra non ci sia niente, sembra tutto libero, ma tanto questo, anzi no, qualcosina c'è anche qui dentro, non lo so, però, boh, come ce lo levo ora io di lì quel coso? Comunque, proviamo un po', vediamo come posso fare. Ecco, ora lo slot della RAM è garantito al limone, che è pulito, quindi proviamo. E non va un c***o. Uguale, figurati te. Ah, interessante, sembra che questa scheda madre abbia diversi problemi di RAM. E qui c'è una soluzione. Sembra che il problema dipenda dalle viti che tengono il dissipatore attaccato alla motherboard. Quando sono troppo strette, non funziona. Per me è una boiata atomica, però proviamo. Maremma puttana di quella troia. Gira tutto su se stesso. Maremma troia. Culo. Maremma boffice puttana. Mi è venuto via questo via ora. Ma va a cagare. Ladra maledetta. Niente, un centro mia di va. C'è un pirillero qui dentro, gira su se stesso. Di o mi tocca smontare tutto il computer, non c'ho mia voglia, eh. Maremma maiala maledetta. Dai, fermo lì te. Questo dissipatore non mi abbona una sega nulla, eh. Quello anche è il problema. Con le RAM infilate tutte di qua funziona, ma non è il modo. E a sentire cosa dicono su internet bisognerebbe allentare queste. A me mi sembra una puttanata mega galattica, anche perché l'ho montato io e non le ho strette per niente. Mi sembra una gran cazzata. Mio caio di sua madre maledetta. Ma guarda lì, poi vestoso non è che si può allentare, perché se l'allento viene via il processore te. Viene via il processore te. Ma vaffanculo te. Ok, per me questa è una stronzata mega galattica, Rimetto la memoria negli slot di qua. Il Trojovic l'appoggio sopra momentaneamente, proprio così, proprio appoggiato e basta. Naturalmente ho provato anche con diverse schede video e non va uguale, quindi non dipende dalla scheda video, intanto questa è una così a caso, tanto per provare. Oh, io lo fo partì, e un va. Ma se non attacco la corrente, vai, proviamo.
E naturalmente non va un cazzo. Niente, e funziona solo se le RAM le metto così. Vabbè, oh, chi se ne frega, d'altra parte la CPU non è una CPU standard, quindi probabilmente il problema è quello, ma per il resto il computer funziona, quindi, oh, ma chi se ne frega, no? Voglio dire. Ho girato questa ventola perché l'aria invece di buttarla fuori la buttava dentro e la buttava contro questo dissipatore, mentre il dissipatore la succhia da davanti, insomma... L'airflow? Non era adeguato. Cazzo, vuoi airfloware che c'è bui grossi come le asevi? Ora già che c'ero, ho messo altre due ventole qui, che una volta che chiudo il case, anche queste buttano l'aria fuori. Quindi tutta l'aria verrà aspirata dal davanti. Sì, almeno. L'idea è quella. Questa la collego alla seconda ventola della CPU e questa la collego alla seconda ventola del case. Sì, sì, perfetto. Power! Vediamo le ventoline come... Bestia! Vediamo le ventoline come ruotano. Quindi ora l'airflow entra da qui e da sotto qua ed esce da queste due ventoline di lato qua e da questa ventolona qua giù. E come sappiamo l'aria calda va dal basso verso l'alto, quindi fa tipo un effetto caminetto e aspira l'aria fresca da sotto, la porta sopra e la butta fuori. E la CPU che prima durante lo stress test andava a oltre 70 gradi, ora rimane ampiamente sotto i 60. Visto come sono figo con l'airflow? Anzi, guarda, tocco l'airflow. Airflow, airflow. Vaffanculo, vai te l'airflow. Allora, lo Xeon no, comunque ne utilizzerò un altro, è un computer che vedrete se tutto va bene la prossima domenica e sarà un qualcosa di veramente strano. Ma prima di chiudere questo video bisogna che sistemi anche questo computer qui, perché non funziona più. E stasera, insomma, in diretta vedere un computer acceso e uno no, non mi piace. Quindi niente, sbudello tutto e vediamo di sistemare anche questa cosa qui. Cacciaviti di merda! Cioè, questo qui ce l'ho legato, ma ci verrà via. Ce ne via, sì. Andiamo! Cazzo di cri... messo sto sovi. Oh, mi tocca smontare tutto, va... Dio buono. Questo è da 320 GB. Alla faccia, che ci fa dentro a questo computer? Ce n'ho un altro da 160 GB. Allora, questo qui lo copio qui sopra. Allora, spengo il computer... Infilo i dischi qui dentro, 1 e 2, e poi si copiano. Questo è vuoto, quindi si piglia questo qui, copia su questo disco qui. Quello vuoto. Che c***o è questa roba qui? Che c***o di roba? Che c***o di roba è? Copia. E nel frattempo che quel coso copia, io intanto sbudello anche questo computer. Dio buono. Lo sgancio da qua sotto e via. Dove cacchio mi metto a fare questa cosa maledetta? C'è più posto, metterò qui, proprio qui sopra, vabbè. No, questo qui c'è un SSD dentro, quindi si è schioppato l'SSD. Ah, ma questo lo recupero per qualcos'altro, qui dentro non ci sta a fa' una sega, te. Questo deve essere un SSD da 60 GB. 64 GB, vabbè, ma comunque questi per fare cose semplici vanno più che bene. Ma qui dentro non ci sta a fare niente. Ci metterò un altro di questi qui, sempre da 160 GB, anche perché questi computer sono puramente scenici. Ok, il primo disco è pronto. Maremma suina, che cacchio era? Ma vaffanculo di... Dio do. Allora, primo disco è pronto. Questo si toglie. Questo è perché non ho l'aggeggino qui che tiene fermo il disco. Quindi avevo fatto sta roba qui di fortuna. Ma se funziona va bene lo stesso. Chi se ne frega, no? Tanto basta che il disco stia fermo qui. C'ho un altro banco da 2 GB. Questa è tutta roba che mi hanno donato con la posta di MVVblog. Speriamo che funzioni. E intanto di qua è pronto anche il secondo disco. Ole, vieni qui. Io c***o. Telecamera, io picchio tutti i posti. Allora, tanto fa vedere se funziona prima di starla a chiudere. Vieni, sì, non ci avrei scommesso nemmeno un po'. Guarda, invece funziona. Mi sta ancora installando i driver del disco. Che palle. Vabbè, comunque, questo qui funziona, dai, a posto. Quindi anche l'altro funzionerà in teoria. Ok, questo come va messo? Così. No, l'ho messo alla rovescia. Maremma maiala assortita. Speriamo che funzioni, eh? È già partito da sé. Male, questo non va bene. No, è partito Windows, vaffanculo. Posto. Perfetto. Vai.
Oh, ok. Va bene, anche questo computer funziona, quindi insomma la scenografia qui dietro, vedete, è un pochino più pulita, non lo so se vi piace, però vabbè, intanto è così. Comunque, stasera alle 21.30 su questo canale si spera di andare in diretta. Voglio fare questa diretta perché devo aprire una valanga di pacchi, come vi ho detto all'inizio del video. Speriamo che funzioni tutto. Comunque, questo video intanto finisce qui. Io vi ringrazio di averlo visto, vi aspetto stasera nella diretta e mi raccomando, come al solito, restate sani.